The burnt meat is like a tainted cheese, overpoweringly delicious and nauseating, so that the eaters eat and vomit and eat again until they fall exhausted. Questa è una poesia spazzatura di Mario Bischetta. L'ho ricevuta via mail ed è finita automaticamente nel suo spazio consono, il cestino. Eppure è un testo importante perché dice: esser gregario di nessuno, all'orrore, al vuoto quotidiano, all'indifferenza, la differenza, la voglia di non scrivere, lo scrivere senza voglia, il non aver nulla da dire, il dire nulla. Lo scrivere per lo scrivere, come il parlare per il parlare al vuoto. Un intrattenimento vuoto, molto vuoto, senza nessun interlocutore. Senza interlocutori oppure un altro interlocutore di se stesso, con lo stesso vuoto, con lo stesso mal di pancia, con la stessa indifferenza. L'orrore, il vuoto quotidiano, l'indifferenza, la differenza, dove le cose si svolgono senza nessuna pietà. Noi siamo noi in un ingranaggio ferreo come la legge ferrea di qualsiasi oligarchia, consapevole della consapevolezza di essere nulla, fuori da qualsiasi gioco, da qualsiasi manfrina, da qualsiasi ipocrisia, da qualsiasi gerarchia. Le cose si svolgono sempre senza nessuna pietà. Siamo qui, fuori da qualsiasi gioco, freddi, indifferenti, senza dialoghi e puro artificio, asetici. Siamo qui, gregari di nessuno, senza un gruppo di riferimento, senza capi, senza leader, senza trovare pace in nessuno scritto, perché tutto è piatto e tutto preconfezionato, tutto è rivisto, tutto è ricostruito, tutto è decostruito, tutti luoghi comuni. Siamo qui e le cose si svolgono senza nessuna pietà. Tutto freddo e tutto inutile, tutto incomprensibile. Affondare nell'analisi fino all'annullamento del proprio sé. Chi è predisposto a filtrare dolore altrui, sia predisposto a confezionare pagine inutili. Chi è predisposto a ipersemplificare la realtà, tutto svolga meccanicamente, tutto artificialmente, isolandosi, isolarsi, isolamento, senza sapere a chi dire cosa dire, senza voler più uova a nessuno paniere, senza proporsi, senza sfiducia, quella più totale, quella più nera, quella più acida. Non essere più d'accordo, non voler essere d'accordo con nessuno. Uscire da qualsiasi finzione, senza più compromessi, perché le cose si svolgono senza nessuna pietà. E io devo stonare per dissentire, devo sentire per insorgere, devo sorgere per raschiarmi la gola. E devo sputare, gridando, urlando, senza senso e senza ordine, uscire, fuori, uscire. Non piacersi e non piacere, non chiedere più niente, non volere più niente. No. Nessuna realtà terrificante, nessuna normalità. La follia, la normalità del voler graffiare il muro con le unghie, del voler incidere ogni vetro con le unghie. Un
una sigaretta tra le mani e il conforto di nessuno e di niente, il vuoto di ogni giorno, il vuoto assoluto, senza nessuna pietà. Non siamo furbi, siamo scritti a perdere, siamo foto a perdere, siamo vuoti a rendere, nati perdenti, sfigati e ultimi, ma non siamo furbi, non siamo scaltri, non siamo arroganti, non siamo forti né presuntuosi, siamo prevaricatori forse, mitragliamo lettere verso interlocutori virtuali, ma non siamo furbi. Senza nessuna pietà, ribadendo l'insensatezza di questo esistere in caducità estrema del tutto, di tutti, di tutte le cose, di tutto, proprio di tutto, senza nessuna pietà. Tutto, proprio tutto, compreso il vuoto di queste nostre coscienze, sempre compresso nel nulla.